Assessore, quadro preoccupante, ha detto lei, però c'è da essere ottimisti e bisogna proseguire nelle azioni a sostegno di questo settore che occupa praticamente tutta la regione. Assolutamente sì, quest'anno è stato l'anno di avvio della programmazione europea, i primi bandi sono stati proprio a sostegno dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, ma il 2016 è stato soprattutto l'anno in cui la regione ha gettato assieme alle associazioni di categoria le basi per il Confidi Unico. Proprio il mese prossimo uscirà il bando di 12 milioni di euro per il Confidi Unico, è un progetto questo in cui noi crediamo molto, perché le banche per fare innovazione, per fare investimenti hanno bisogno di un sistema efficace del credito, per cui insomma la situazione è preoccupante, non lo nascondo, ma i nostri imprenditori, i nostri artigiani hanno tutte le carte in regola per poter uscire da questa crisi ancora più forti. Possono essere interessati dalla progettualità cui punta la regione, l'industria 4.0, che può essere forse anche, può riguardare il mondo dell'artigianato? Quello è, diciamo, il nome industria 4.0 prende il nome dalla quarta rivoluzione industriale, ma ovviamente è cucito proprio per quello che è il nostro tessuto imprenditoriale, quindi fatto soprattutto da una grandissima vocazione artigiana, per cui sì, decisamente sarà pensato e rivolto soprattutto a loro. Grazie. Confartigianato e CNA.